Chi deve occuparsi della tua vita? Rifletti, perché questo è un argomento centrale nella tua esistenza. Siamo abituati a sentirci dire: stai sul binario, quello che va dalla culla alla bara è corretto, se ci stai obbediente ti diremo bravo, brava. Poi scopriamo che ci hanno detto anche tante cose che non sono utili per vivere in modo etico. E a noi umani serve vivere in modo etico, allineati con ciò che mantiene in vita. E allora come risolviamo la questione? Voglio leggerti un passo da questo libro. Osserva, capisci, agisci, volume 4. Riguarda esattamente il tema che stiamo affrontando, ossia chi deve occuparsi della tua vita. Lo dico a pagina 28. Voglio leggerti le esatte parole che poi tu vai a trovare nel libro con tutto il resto che segue, perché ti spiego cosa fare. È giusto per centrare l'argomento, farti capire quanto è essenziale comprendere la questione: chi deve occuparsi della tua vita? Chi deve occuparsi del senso della tua vita? Chi ne ha il diritto? Se permetti un consiglio, eccolo. Per quanto ti riguarda, devi occupartene tu, perché le conseguenze riguardano te. E perché, nonostante l'abbondante presenza di tanti esperti che vantano tradizioni millenarie e studi scientifici dall'apparenza autorevole, in realtà chi deve trovare un senso nella tua vita e chi deve vivere la tua vita in base a quel senso, sei tu. E già. Gli altri possono dirti: devi fare così perché piace a me, devi fare così perché mi hanno detto che è giusto, devi fare così perché io lo so. Ecco, ma al di là di quello che ti dicono, anche in modo suggestivo, drammatico, teatrale, tu sei responsabile delle conseguenze che vivi, perché quando dici allora faccio così, parti per una direzione. E dice, mi hanno detto che era una buona direzione. Ho capito, ma l'hai verificato prima di partire. E mentre stai percorrendo quella direzione lo stai verificando. Chi deve occuparsi della tua vita? Soprattutto mentre la stai vivendo, diamine. Tu te ne devi occupare. È chiaro il concetto? Anche se non hai tutta l'esperienza degli esperti, l'autorevolezza degli autorevoli, ma loro hanno parlato, loro lo fanno per mestiere, loro lo fanno perché hanno altri interessi che non necessariamente coincidono con i tuoi. Devi verificare che cosa ci mantiene in vita, qual è il comportamento etico e di conseguenza vivi allineato con ciò che mantiene in vita. Non con la propaganda, la fantasia, il fanatismo di qualcuno. È ovvio che non hai esperienza, è ovvio che non sei esperto. Ma è altrettanto ovvio che le scelte che tu compi generano delle conseguenze che ti riguardano. E le conseguenze non sono addolcite, mitigate, perché tu non sei abbastanza esperto. Se sbagli strada, sbagli, che sia il tuo primo o il tuo millesimo viaggio. Capisci il concetto? Se sbagli strada, a qualsiasi età, la strada è sbagliata. La realtà è quella. Non facciamo filosofia, la realtà è la percezione dell'immagine. Sei tu che vivi le conseguenze della tua esistenza. Sei tu che ne sei responsabile. Osserva, capisci, agisci. Volume 4. Te lo consiglio.